tutti, sono Giovanni, vengo da Treviso. Ma di formazione sono designer, principalmente mi sono occupato di digital, degli albori, poi è stato chiamato UI, poi sono passato alla UX, tutte queste belle parole che una volta non esistevano, poi sono diventate in moda, hanno subito le mode, e adesso mi occupo di strategia, quindi ho abbandonato il mouse per un attimo, no, il tastiere. Ecco. E la mia attività si divide in due o tre parti. Torno indietro un attimo. Ho vissuto 8 anni all'estero, sono stato 7 anni in Inghilterra e un anno a Barcellona, dove mi sono formato, ho cominciato la carriera e poi sono tornato in Italia, cercando disperatamente un posto dove lavorare bene come lavoravo all'estero. E non l'ho trovato, tant'è che poi, per questo motivo, a luglio di quest'anno ho deciso di crearmelo e ho lanciato il mio progetto imprenditoriale che si chiama Incredible Studio e mi occupo di design di esperienze. Quindi il focus è sulla customer experience, quindi il disegnare esperienze. Considerando tutti i touch point di contatto tra un cliente e un'azienda, con poi partendo però dal branding e arrivando fino al design di prodotti e servizi, intesi come progettazione, quindi seguendo più che altro la parte strategica. E questo è un ambito, e l'altro è che nel 2018 mi sono formato sul design sprint, che è una metodologia che deriva dal design thinking e che permette di ideare e validare idee di prodotto, di servizio in una settimana. Quindi è una metodologia che è nata in Google Ventures, e poi è stata portata fuori con un libro Sprint di Jake Knapp, che è l'ideatore della metodologia, e mi sono certificato in questa metodologia. Da qui ho compreso l'approccio design thinking, ho poi continuato a studiare e mi sono appassionato di questo, tant'è che da un lato lo integro nel mio lavoro day to day e dall'altro faccio anche formazione per chi vuole imparare questo tipo di attività e applicarlo nel proprio lavoro. E questo si collega a quello di cui vorrei parlarvi oggi, che è una cosa molto pratica. Vi parlerò di un piccolo esercizio, un workshop che ho fatto con i clienti, dura un'ora e permette di centrare l'attenzione su una problematica, trovare i punti su cui dover lavorare su una fase di ideazione, capire poi quale di queste idee può effettivamente avere un valore e poi arrivare all'azione, quindi testarle. Perché questo workshop appunto è utile perché esci da questa attività con qualcosa di molto concreto in mano. È l'antitesi del brainstorming e ti permette veramente di aiutare il cliente a fare dei ragionamenti, dei passaggi e trovare delle soluzioni e capire se queste soluzioni effettivamente hanno un senso. Quindi l'idea di oggi, perché ve ne parlo? Perché parlo di questa cosa? Perché questa tipologia di competenza ho visto che negli anni mi ha posizionato come consulente a un livello diverso rispetto a chi fa siti web o chi cerca di progettare qualcosa. Porti un certo tipo di innovazione al cliente, un approccio innovativo, almeno che loro non hanno mai visto, probabilmente non hanno mai sentito, almeno nei casi in cui ho avuto a che fare io, e è stata un'opportunità per portare qualcosa di nuovo, far fare al cliente qualcosa di nuovo che non si aspettava soprattutto di uscire da questa ora di lavoro con un risultato in mano. A me serve per dimostrare l'efficacia del design thinking e del design sprint in modo particolare, perché una piccola attività di un'ora dimostro l'efficacia del lavoro che poi andremo a fare in una settimana. Quindi, se in un'ora ti ho fatto fare questo, pensa cosa posso farti fare in una settimana. L'altro motivo è perché questo esercizio in particolare può essere applicato a tantissime cose. Quindi, che tu sia un copy, che sia un fotografo, o un grafico, tu spesso da un cliente cerchi di risolvere un problema, cerchi di anche fargli
individuare il suo problema, capire qual è il problema. Iniziare con un workshop è un modo per anche differenziarti rispetto a tanti altri freelance e cugini vari. Quindi, se siete d'accordo, tra l'altro, siccome è una serie di attività, di azioni che bisogna fare, io ve le spiego, però non prendete appunti, perché poi vi lascerò un link nel quale c'è un articolo in cui ci sono step by step tutto il processo, e credo che sia più importante comprendere quello che ci sta dietro, quindi il pensiero che ci sta dietro e perché si fanno certe cose. Inoltre, dopo faremo, giusto? Posso dire? Sì, faremo un workshop. Faremo un workshop applicando esattamente questo esercizio, quindi per chi avrà voglia potete provarlo con mano, che è il modo migliore chiaramente per imparare qualcosa. L'unico concetto teorico, non me ne abbia chi conosce già il design thinking, però devo disegnare il double diamond, che è il principio su cui si basa il design thinking. Okay? Lavora con una fase divergente di creazione per poi arrivare a una fase convergente di arrivare a un punto e poi riprendere una fase divergente e poi arrivare a una fase convergente. Quindi qui abbiamo una fase di allineamento, quindi definizione della problematica, arrivare a una conclusione, quindi individuare la problematica, creazione, ideazione e arrivare a un prodotto, prototipo, MVP, quindi un Minimum Viable Product che ti permette di testare la tua idea. Ok, questa è l'unica parte teorica di cui volevo parlarvi, perché appunto questo esercizio va a toccare, è basato proprio su questa modalità di lavoro e credo che sia un modo efficace, perché i principi del design thinking è proprio quello di lavorare su qualcosa di pratico e testabile con il cliente, con il target, prima di capire se una cosa è vera o meno, o può essere presentata o meno. Faccio qua sotto la barchetta, la famosa barchetta. Quindi si parte disegnando in una chart questa bellissima barchetta con la sua ancora. Cosa rappresenta questa barchetta? La barca rappresenta noi inteso come gruppo di lavoro, il cliente, il vento in poppa sono le cose che portano avanti la barchetta e l'ancora è quello che ci frena e ci tiene fermi. Si comincia quindi l'attività chiedendo, individuando chiaramente abbiamo un tema, un problema da risolvere, di questo problema quali sono le cose positive? Okay? I partecipanti al workshop scrivono sui post-it le cose positive e poi le attaccano nella parte alta, che è ciò che ci porta avanti. Dopodiché si passa alle cose negative. Quindi, quali sono le cose negative? Stiamo parlando di un'ora di lavoro, quindi sono piccoli esercizi di 5, 3, 5 minuti, quindi pochi attimi. I partecipanti producono questi post-it e poi si attaccano nella parte bassa. Si parte con le cose positive perché per tenere alto il morale, partire con le cose positive e non quelle negative per non abbassare il morale subito del team di lavoro. Una volta individuate tutte le cose negative, si va alla fase di votazione. Il principio del design thinking è il voto di ciascuno vale tanto quanto quello dell'altro. Quindi in una discussione, in un brainstorming normale, persone che hanno maggiore autorità chiaramente hanno un peso maggiore rispetto al junior o lo stagista. Nel design thinking, in questa tipologia di attività, ognuno ha lo stesso peso e ognuno ha la possibilità di votare le idee che secondo loro sono più importanti. In questo caso, il votare è la cosa più importante da risolvere. Quindi si comincia a votare, si passa alla votazione e si individueranno una 5 cose, una scaletta di attività su cui poter lavorare per andare alla fase di ideazione. Si prende la cosa più votata e si comincia a produrre idee. Quindi rispetto a questo problema,
troviamo la soluzione e andiamo a chiedere al team di lavoro di produrre quindi soluzioni a quel problema allo stesso modo. Andremo poi ad attaccarle sul muro dove si vuole. E poi anche in questo caso si passa alla fase di votazione. Quindi nella prima fase abbiamo definito tutto il panorama della situazione positiva e negativa, siamo andati a definire quello che è il problema, identificare il problema principale, votandolo, e da qui abbiamo generato idee. Quindi sono arrivato in questo punto in cui abbiamo generato tutta una serie di idee. Ora, queste idee dovranno essere votate, anche in questo caso in modo democratico. Il passaggio che ci permette di capire quale idea portare avanti andremo a piazzare le idee più votate in un grafico che mette in relazione l'impatto che ha questa idea e l'impegno che è necessario per adottare questa soluzione. Quindi andremo ad avere tutta una serie di post-it posizionati nel nostro grafico e questo ci permetterà di quindi comprendere quale di queste soluzioni ha effettivamente un senso che può essere portata avanti. Chiaramente le cose con alto impatto e basso impegno sono le cose che ci interessano di più, perché chiaramente un alto impatto e basso impegno ci interessa. Le cose che hanno un alto impegno e un alto impatto possono diventare dei progetti a lungo termine. Le cose che hanno un alto impegno e un basso impatto, ovviamente, le lasciamo perdere. E le cose che hanno un basso impegno e basso impatto possono diventare delle semplici task, attività da fare in modo molto veloce. A questo punto abbiamo individuato le soluzioni che possiamo adottare e la cosa interessante da fare adesso è non finire qui e dire ok, abbiamo trovato le soluzioni, basta, ciao. Andiamo a trasformare queste soluzioni in degli step da attuare in modo molto veloce, molto rapido. Di solito si scrive su un post-it i 5 step che devi seguire e che vengono affidati a una persona per andare a portare avanti questa soluzione. Quindi l'importante è trasformare questa soluzione teorica in una serie di attività che permettano di validare effettivamente questa soluzione con dei test. Quindi semplicemente si affida l'attività a una persona, il partecipante del workshop, e si dice hai una settimana per fare queste cose, ritorni da noi con i risultati dei test. Un esempio che ricordo aver affrontato in passato, un'agenzia che aveva un ufficio open space aveva il problema che tanti si lamentavano della possibilità di concentrarsi nel lavoro. Attraverso questo esercizio sono venute fuori diverse soluzioni. La soluzione che è stata pensata e provata è stata quella di acquistare delle cuffie che bloccavano i suoni esterni e quindi sono state acquistate 5 set di cuffie, sono state date a 5 persone. Alla fine del periodo, del mese di prova, queste persone sono state intervistate, è stato compreso se effettivamente questa soluzione poteva avere un senso, era così, è stato adottato per tutta l'agenzia, quindi l'agenzia è diventata un'agenzia tristissima. Ok, e ecco, questo breve workshop arriva dalla metodologia Agile. Nell'Agile si lavora a sprint, alla fine dello sprint devi capire se quello che hai fatto è andato bene, ha avuto un senso. Questo esercizio io lo uso tantissimo come retrospettiva dei progetti, quindi alla fine di un progetto faccio questo esercizio, vedo le cose che sono andate bene, quelle che sono andate male, per quelle che sono andate male trovo delle soluzioni, vengono trovate delle soluzioni in modo che la volta successiva magari non fai lo stesso errore.
Basta, questo è detto tutto. Grazie. Vi lascio il link, che ho cercato di semplificarlo il più possibile. Pennarello sta andando. Comunque, bit.ly, quindi bit.ly slash la bacchetta. E qui c'è un articolo che ho scritto tanti anni fa, in cui è proprio elencato step by step tutto l'esercizio. E comunque, se vi fa piacere, dopo appunto faremo questo piccolo workshop insieme per provarlo con mano su un tema, anzi, che insomma è interessante e utile. Cioè, quindi il workshop sarà utile, propedeutico all'attività dell'associazione.